futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini di Latina, quarta gara di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5 di fronte l'Axed Group Latina e la Luparense. Il pallone sarà giocato però proprio dalla Luparense, semaforo verde, si comincia, viene intercettato da Onorio che prova a far partire proprio l'Italia da destra, conclusione Landucci, la gran parata in due tempi da parte dell'estremo difensore del Latina. Onorio, movimento di Leitao e c'è il gol della Luparense. Perfetto il movimento del numero 3 in area di rigore, chiede, ottiene 1-2, un po' troppo lungo il pallone, lo riconquista la formazione ospite con Leitao, la gran parata da parte di Landucci. Torna a destra ad Avellino, si allarga Battistoni, vuole Maina, spalla la porta, la fitta, Maina! Riesce in qualche modo Miarelli a salvarsi. Male questo avvio di gara, la squadra nerazzurra. Occhio ancora Giasso con il destro e la gran parata da parte di Landucci. Controlla ancora Maina, di prima per Avellino, se ne va da destra Avellino, il pallone dentro e termina sul fondo. Leitao di testa anticipato, occhio a Maina, fuori a tiro, va con il sinistro, il pallone che termina di pochissimo sul fondo, altra chance per il Latina. Landucci ci arriva con i pugni, occhio a Latina con Maina, 3 contro 2, Maina va col sinistro Miarelli in due tempi. Movimento di Pedro, occhio alla gran conclusione di Taborda che trova la porta, gran gol del numero 14, 2-0 Luparense. Pronto Maina con il sinistro, è uno schema, Avellino il piazzato, la risposta di Miarelli che mette in calcio d'angolo. Pressione altissima della Luparense, non riesce a uscire Latina, ancora ci prova, occhio a Giassoni, conquista il pallone, il tapin vincente da parte di Maura, sotto porta non sbaglia, 3-0 Luparense. Ancora Corso, prova ad andare via, serve Caio, allarga nella zona di Battistoni, va alla conclusione con il sinistro, vola Miarelli nella zona di Corso, di testa mette fuori, ancora però la Luparense con Leitao, gran parata di Landucci. Maina da destra, prova a scappare via Leitao, Maina con il destro, conclusione che termina alta, si blocca, spalla la porta per Avellino, si gira sul perno, poi Maina con il sinistro, Avellino gli sradica il pallone, fa ripartire il Latina, ancora Avellino, se ne va, si accentra Avellino con il destro, Avellino prova a riaprirla, 3-1 Luparense, ma questo è un gran gol di Avellino. Per Maina, controlla bene il pallone, su di lui Taborda, Maina cerca lo spazio per concludere, la gran botta, Miarelli ci arriva. Borca Blanco alimenta l'azione offensiva nerazzurra, se ne va Borca Blanco, la sterzata per Avellino che può pensare al tiro, il piazzato, ci arriva Miarelli, attenzione Borca Blanco, Miarelli gli dice di no e mette ancora in corner, c'è il taglio, Arnaldo dentro per Battistoni che si divora il gol del 2-3, occasione Latina, può cambiare per Rosati, Rosati va alla conclusione con il destro, pallone che termina largo, gran botta da parte di Rosati, occhio al pallone per Bissoni da destra, lo spazio per il numero 29, lo controlla Borca Blanco, poi arriva anche Corso, Bissoni passa la conclusione, è gran gol di Bissoni, ma che pasticcio da parte della difesa del Latina. Le finte del numero 20, torna a Borca Blanco, zona tiro, Blanco prepara il destro, sbaglia e poi la conclusione vincente da parte di Moura, l'errore di Borca Blanco, 5-1, pronto Maina a battere l'angolo, pallone messo al centro e c'è il gol di Arnaldo Pereira, è il gol del 2-5, finisce qui la sfida, la Luparense passa 5-2 al Pala Bianchini. Sconfitta che brucia per l'Axed Group che voleva riscattare il KO di Pescara. Non c'è riuscito invece il gruppo nerazzurro da Davide Mancini. È davvero tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal.